Ed è veramente tutto pronto per questo derby molto importante in chiave di classifica, ma sentito al di là della graduatoria che dice Scauri 8 punti, Fondi 4 al terzultimo posto per il Basket Scauri. La posizione in classifica è la nona, insieme con Luis Roma e Empolitana, con 8 punti conquistati in questi primi turni. Gli arbitri della contesa saranno Andrea Bernassola di Palestrina e Mauro Barbieri di Roma. Le riprese curate da Giuseppe Capuano, chi vi parla è Luca Masiello. E mancano 3 minuti e 30 secondi alla fine di queste operazioni di riscaldamento che entrambi i roster stanno effettuando per arrivare al meglio a palla 2, per iniziare immediatamente a mettere punti in cascina e a scavare possibilmente un solco dagli avversari. Per Scauri sulla carta ci si avvicina ad un periodo molto importante, dove arrivano le gare nelle quali virtualmente bisogna fare i punti per migliorare la graduatoria e per costruire buona parte del proprio campionato, un campionato che per ora ha vissuto parecchi scossoni qui in casa Scauri. Tra le fila di Fondi possiamo notare il figlio di Carlton Myers con il numero 10, Joel Myers, e dicevamo di Massimo Macaro in veste di coach, di uno dei coach in panchina. Massimo Macaro, ex Serapo Gaeta, nazionale over 40, e dunque uomo di grande esperienza sul parquet. Per Scauri due cambi praticamente, o meglio una sostituzione potremmo dire. Fuori Filippo Bertoldo, che saluta la compagine dei Delfini, e dentro Antonio Manzi dalle giovanili della Benacquista Latina, il classe 96, nato nel novembre del 1996, più giovani di lui praticamente solo Scampone e Varga, che sono dei 99. Per il resto il roster è quello che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione. I direttori di gara si preparano a verificare che le ultime disposizioni siano osservate, mentre vediamo inquadrate le panchine con Giammo che riceve le istruzioni da coach Sabatino, subentrato ad Addessi ormai da oltre un mese. Dunque ha imparato sicuramente a conoscere la sua squadra, una squadra che aveva iniziato bene, poi è incappata in una serie di KO consecutivi contro squadre con ben altri obiettivi. Uno Scauri che, si sa, entra sempre in campo per vincere, ed ora però si trova di nuovo catapultato in questa Serie B, che è veramente un mondo a parte rispetto alle categorie inferiori. È da notare, mentre vediamo i quintetti, l'assenza, almeno dal primo secondo di gioco, di Svoboda, che parte dalla panchina. Scauri schiera Bagnoli, Lombardo, Salvadori, Ricciotti e Giammò. Dall'altra parte il roster è composto, il quintetto è composto da Biordi, Luzza, il numero 12 Lilliu, il numero 8 Cappiello e il numero 6 Pietro Santo. Primo pallone per Scauri, che porta palla con Ricciotti. È iniziata Scauri Fondi, derby importantissimo. Lombardo sotto canestro mette i primi due punti di questa gara, non sono passati neanche 15 secondi. Cappiello prova a far andare, poi Lilliu,
Il numero 12 prova il tentativo, poi il rimbalzo con infrazione di passi da parte di Cappiello, che dunque aveva preso il pallone, era andato a un altro tentativo ma è stato tutto fermato dal direttore di gara. Giammò prende palla da Ricciotti che ci si mette dentro. Bagnoli, lo stesso Ricciotti in sospensione, 4-0 per Scauri. Due tiri, due canestri per gli scauresi. Lilliu, Lilliu a spazio, poi all'indietro per Biordi che non trova altro che il tabellone. A tutta birra Giammò per Ricciotti, in mezzo Bagnoli sotto canestro. Bellissimo il movimento di Bagnoli e Ricciotti che l'ha trovato alla perfezione. Ora il fallo di Lombardo a stoppare Lilliu. Sicuramente una delle frecce, se non la freccia più pericolosa a disposizione dei fondani. 6-0 il punteggio quando siamo a 8:50, 1 minuto e 10 è scorso. Ma Fondi perde ingenuamente questo pallone. L'azione viene neutralizzata e c'è il primo time out con un inizio veemente di Scauri, che qui ha recuperato un gran pallone. Per la verità Fondi ha fatto tutto da sé, passaggio fuori misura, mentre vedete il punteggio del tabellone, 8:49 sul cronometro del Pala Borrelli. Gli sconvolti si fanno sentire, il pubblico c'è, palazzetto non pienissimo, mentre le indicazioni del coach Fondano sono decisamente chiare ai giocatori, almeno stando all'energia con cui le ha impartite. E si riparte con Sabatino che catechizza i suoi fino all'ultimo secondo. Scauri che tiene il pallone per poter incrementare magari il proprio bottino, che attualmente dice 6-0. Prova ad andare Lombardo, subisce fallo da parte di Luzza col numero 23. 14 secondi per Scauri per andare al tiro. Ricciotti, Bagnoli di prima intenzione, palla che entra, 8-0. Lilliu prova a sfruttare l'aiuto del tabellone che non arriva, poi il rimbalzo è Fondano, ma Bagnoli conquista la contesa che viene assegnata a Fondi. Coriaceo qui Bagnoli in ripiegamento sotto il proprio canestro. Ancora una soluzione al limite della metà campo per Fondi, che va al tentativo con Pietro Santo, si scarica fuori, il pallone ancora per Lilliu, passano tutti per lui i tentativi e si riparte un 2 contro 2. Ricciotti preferisce aspettare, si mette dentro Salvadori. Cambio tra Ricciotti e Bagnoli. Giammò ha il tiro da tre a disposizione, non riesce, ma Bagnoli corregge, 10-0. Punteggio netto, ma iniziale potremmo dire. Vediamo se Fondi riuscirà con questo tentativo da tre a sbloccare il proprio punteggio. No, solo Ferro, ci aveva provato Cappiello. Ricciotti per Giammò, si libera Lombardo, su di lui Luzza. Lombardo sbaglia il suggerimento per Bagnoli, poi fallo di Ricciotti. Fallo di Dante Ricciotti, secondo fallo di squadra per i padroni di casa. A 7:24, 10-0. Fondi che deve ancora trovare la via del canestro numero 1 con Cappiello, poi il fallo di Salvadori e qui la percussione aveva creato qualche grattacapo. Il 19 ha dovuto spendere il proprio primo fallo. 19 secondi per andare al tiro,
Pietrosanto, poi la combinazione che manda a canestro Cappiello, primi due punti messi in cascina per Fondi. Una Sidicufra che ora si ripiega immediatamente nella propria campana con Lombardo, che aspetta Ricciotti. Al di fuori per Salvadori, ha tutto il tempo di mirare il canestro, altri tre punti per Scauri, 13-2, ma gli scauresi si fanno trovare impreparati, fallisce clamorosamente il tapin Biordi. Osi di Cufra ancora in possesso di palla, però Ricciotti chiude la soluzione da tre al numero 8 avversario, che poi va da Lilliu, tripla, si sblocca anche da tre l'Osi di Cufra. Bagnoli aspetta il movimento dei compagni, poi Giammò corre verso di lui, Lombardo che stava mirando al tiro da tre, poi è rimasto un po' lì il colpo, la combinazione continua, palla che arriva a Salvadori, 15-5, ancora più 10, 6-0-7 sul cronometro alla fine di questo primo quarto. Sin da subito emozionante, che si è sbloccato anche per quanto riguarda il punteggio fondano. Ora il suggerimento geniale di Ricciotti, che poi taglia, va sotto canestro e mette questo pallone dentro. Fondi ha cominciato a segnare, ma Scauri dimostra di tenere il passo, sempre il più 10 rimane. Prova ad andare Pietro Santi, il suggerimento con il pallone diventa una saponetta, poi Salvadori spazza via Ricciotti per Giammò, chiede palla a Bagnoli, Giammò va da solo, da terra riesce a servire Ricciotti, 14 secondi, cambio di lato per Lombardo, tentativo da tre, solo Ferro e poi fallo di Bagnoli a stoppare tutto. Si era già fatto ingolosire da questo altro tapin, siamo a 4 falli di squadra per uno Scauri, con Ricciotti, Bagnoli, Lombardo e Salvatori gravati da un fallo ciascuno. Dall'altra parte il solo Luzza per ora. Si pulisce il parquet, dove erano caduti alcuni giocatori, tra i quali Giammò. Lilliu per Cappiello, il numero 12 arriva e il pallone lo aspetta. Ancora Lilliu, il movimento, punta il canestro, poi Fondi guadagna ancora una chance, 10 secondi per andare al tiro, si incunea Lilliu, il pallone resta in aria senza che nessuno abbia commesso fallo. Giammò se ne va, mette sotto canestro per Salvadori, chiuso, ma lo stesso Salvadori conquista il rimpallo. Sembra un attimo impossibilità da controllare bene questo pallone, poi fallo da parte di Biordi su Bagnoli, 4:43. E Giammò che continua a parlare con Sabatino, osservato speciale Giammò in questo quintetto iniziale. 17-7 il punteggio. Prova Giammò ad andare, si incastra il pallone tra tabellone e canestro, ma c'è intanto il fallo da parte del numero 8 Cappiello sul 55, che va in lunetta per i primi tiri liberi di questa partita. 4:40 sul cronometro del palazzetto. Sì, buona l'azione di Giammò, che prova a riprendersi i punti virtualmente toltigli col fallo in fase di tiro. Primo tiro libero andato, 18-7. 2-2, più 12, massimo vantaggio per Scauri. Percussione di Cappiello, poi suggerimento per il numero 14, fuori la palla per la tripla da parte di Luzza, 19-10. Si allarga Giammò, si propone anche Lombardo verso l'angolo del campo, poi si fionda su questo pallone e il fallo è di Lombardo, probabilmente secondo fallo di Lombardo. Si prepara ad entrare in campo Diego Martino,
proprio al posto del numero 14, gravato da due falli, e c'è time out a stoppare tutto. Fasi di gioco molto elettriche in termini di gioco, si va da una parte all'altra con una velocità impressionante, partita iniziata sin da subito a ritmi interessanti, 19-10, 4 minuti e 11 secondi alla fine del primo quarto, ed un punteggio che Scauri ha un po' cristallizzato negli ultimi minuti, con Fondi che però è riuscita ad arrivare a meno 9 rosicchiando un punto. Si asciuga il sudore Bagnoli, lotta molto dura sotto canestro quest'oggi. Il fischio richiama i quintetti in campo, Fondi va immediatamente, Scauri attende un po' di più. Era arrivato al bonus col secondo fallo di Lombardo Scauri, e va in lunetta quindi Luzza per un tiro a, anzi due tiri a tempo fermo. Il primo tiro libero va, entra anche il secondo, palla per Scauri sul 19-12, dunque 5 punti a 0 di break per l'Osi di Cufra. Giammò, c'è Ricciotti, palla che scorre con Martino, ancora Ricciotti, 10 secondi, Giammò, Bagnoli, ancora Ricciotti che preferisce andare a solo, mancano pochissimi secondi, Bagnoli sotto canestro e la palla che entra, 21-12. Myers entrato in campo dopo il time out, prova ad andare da solo ed è la soluzione migliore, Biordi, due punti messi a referto per lui. Ricciotti per Bagnoli, Fondi lascia libero Giammò che però non mira alla perfezione il ripiegamento, Ricciotti riesce a disturbare a dovere Lilliu, il rimbalzo del ferro mette il pallone in mano a Scauri che ora rischia, Salvadori tiene il pallone, la sfera arriva a Giammò che scarica su Ricciotti, fuori per Salvadori, immediatamente di prima intenzione il tiro da tre, poi il rimbalzo di Martino che strappa il possesso, poi va da solo, non subisce fallo, in qualche modo ancora Salvadori ed è fallo di Luzza, secondo fallo. Salvadori non ha esattamente il controllo perfetto quest'oggi del pallone, già la seconda volta che gli sfugge come una saponetta. Intanto entra in campo Svoboda per Giammò, dunque Sabatino a 2.44 alla fine del primo quarto ricorre a Svoboda, ora la combinazione con Ricciotti che va sotto canestro indisturbato, 23-14, sempre tre triple di svantaggio per Fondi. Lilliu va a prendere il pallone, poi punta Martino, va da solo, scarica all'indietro, suggerimento e poi ancora Lilliu, rimbalzo di Pietro Santo, Myers prova ad andare, Myers subisce fallo da parte di Martino. Primo fallo per il numero 32 a 2 minuti e 09. Joel Myers avrà la chance di sbloccare il proprio referto personale, intanto probabilmente un cambio, anzi no, c'è Cappiello pronto a fare il suo ingresso in campo per Fondi, così è, allora ci avevo visto giusto, Lilliu fuori, Cappiello dentro, intanto Myers si concentra, sbaglia il primo tiro libero,
si resta 23-14, un'altra chance, un punto. Ricciotti controlla il pallone, poi osserva Salvadori immediatamente per Svoboda, palla da una parte e dall'altra molto rapidamente, ora fallo di Bagnoli probabilmente e si va dall'altra parte, fallo numero 2 di Bagnoli. È pronto il cambio con Antonio Manzi, l'abbiamo detto, proveniente dalla giovanile della Benacquista Latina, che prende il posto di un Bagnoli e qui ha da ridire. Prova da tre Myers, il ferro dice di no. Rimbalzo ancora Fondano, Myers quasi a disturbare Pietro Santo. Poi restituisce al proprio numero 6 il pallone, la sfera non entra, poi riesce Biordi a collocarla nello specchio della retina. Dall'altra parte Ricciotti non va a canestro, sbaglia il tap in Manzi. Lo stesso Ricciotti in copertura. Myers ancora un tentativo da tre, palla sputata fuori. Ricciotti per Svoboda, c'è Martino dall'altra parte, Ricciotti ancora, il numero 5 per Salvadori. Martino punta l'avversario, prova ad andare, poi commette sfondo Diego Martino. Manca un minuto e uno, ma in questo primo quarto Scauri ha commesso una grande quantità di falli. Sabatino ora parla con l'arbitro. E si riprenderà con una rimessa per Fondi. Viene a prendersi il pallone il neoentrato Davide Di Manno con la canotta numero 22, poi fallo di Manzi probabilmente. Fallo di Manzi che manda il lunetta a Biordi. Igor Biordi, classe 96. Tiro libero. E sfruttando il bonus Fondi sta sfruttando il bonus di Scauri e i numerosi falli dei padroni di casa, sta risucchiando tutto il gap. È a meno 4 ora, 50 secondi in questo momento, alla fine. Martino potrebbe tirare a 3, non se la sente. Ricciotti per Salvadori, si inserisce Svoboda, non ha lo specchio per andare al tiro, poi ci prova lo stesso, un po' forzato in questo caso. Fondi bravo a chiudere. Myers punta Ricciotti, poi Biordi senza fallo a giudizio degli arbitri, poi il rimbalzo è Scaurese. 18 secondi a tutto il cronometro rimanente, Scauri per andare al tiro. Ricciotti 23-19 più 4 Scauri, vediamo se riuscirà a incrementare il vantaggio. Fallo di Fondi del numero 10 Myers. Fallo di Myers e cambio con Di Manno che riesce e rientra Lilliu a 7 secondi e 9. Ricciotti ha l'opportunità dalla lunetta di mettere nuovi punti per Scauri. Parte Ricciotti, il primo pallone non va. Secondo tentativo, si prende tutta la concentrazione del mondo Ricciotti che non riesce a mettere a canestro, poi però con un lungo linea dell'out riesce a servire Svoboda che con i suoi tre punti chiude questo primo quarto sul 26-19. Fondi era tornato sotto, Scauri con questa tripla si riporta più 7.
pochissimi secondi e si rientrerà in campo 26-19 per Scauri su fondi, un'oasi di Cupra che stava rosicchiando il vantaggio che i Delfini si erano costruiti nella prima parte di primo parziale a forza di tiri liberi. Uno Scauri che ha già due falli, Bagnoli, Lombardo e Martino, ad uno Salvadori, Manzi e Ricciotti, dall'altra parte due Luzza e uno Biordi, Myers e Cappiello. Questa situazione disciplinare con Martino che serve Ricciotti, si riparte per altri 10 minuti con Svoboda, che questa volta inizia nel quintetto questo parziale. Salvadori ha una buona chance, cambia lato con Martino che tutto solo non riesce a trovare la misura giusta. Myers intercetta questo pallone, punta agli avversari, serve Lilliu, pallone intercettato a Svoboda, non riesce ad arrivare pulito a Biordi, che però si crea lo spazio per andare al tiro. Fondi però sbilanciato, sbaglia il tapin Svoboda, 26-21. Myers si prende il tiro che dovrebbe essere da due, perché dovrebbe aver pestato la linea dei tre punti. Vediamo come verrà assegnato dal tabellone. Due punti, si è fermato un attimo dopo Myers. Comunque buono il suo tentativo. 26-23, immediatamente con il turbo Fondi. 8:54, già un minuto e 5 secondi se ne sono andati. Porta palla Myers, il classe 95 aspetta un compagno, arriva a Cappiello per Lilliu, ne ha due, riesce a servire Biordi che poi si fa sfuggire il pallone, sembra aver anche preso un colpo. Palla comunque che sarà scaurese con la panoramica di Ricciotti, però letta alla perfezione da Pietro Santo. E Fondi qui non perdona, aggancia con questo parziale di 7-0. Qui Ricciotti forse un po' frettoloso nella costruzione dell'azione, ha visto il compagno in profondità, c'era una selva di mani da superare. L'ultimo baluardo è stato fatale. Svoboda si prende la tripla e la va a realizzare, 29-26. Scauri si sblocca in questo secondo parziale. Myers per Cappiello, Pietro Santo, di nuovo Myers, il numero 10, prova la percussione, suggerisce per Biordi che però non se l'aspettava, comunque non si trova il pallone dove vuole. Poi fischio per il pallone che è uscito in favore di Fondi. Scauri voleva un fallo probabilmente su Ricciotti, così non è stato. 7:50, si riparte sul 29-26. Giamò pronto sul blocco per rientrare in campo, tiro senza fortuna di Fondi che poi sfrutta la verve non proprio da rapace di Salvadori su questo pallone. Lilliu si prende il tiro solo ferro, Ricciotti per Martino, potrebbe avere lo spazio per andare a tre, invece va dentro, subisce fallo da parte di Pietro Santo che ha la prima infrazione personale. E cambio con Giammò in campo, dovrebbe uscire Martino. Anzi, il cambio segnalato è stato quello del Fondi. Entro con il numero 8 a Cappiello, che era andato nei pressi della panchina, non era entrato. Comunque primo tiro di Martino che non va a segno a 7:21 dalla pausa lunga, 29-26. 1-2 per Martino ed ora il cambio è cosa fatta. Giammò dentro, il 32 si va a riposare.
Myers porta palla sul 26-30 in favore dei suoi avversari. Lilliu subisce il fallo di Giammò, che non ne aveva ancora commessi. Primo fallo di squadra per Scauri in questo secondo parziale. Uno Scauri che vuole raggiungere la doppia cifra in classifica, è a 8 punti con 4 vittorie finora. Ricciotti, c'è Salvatori sulla sua destra, il numero 5 aspetta che arrivi Lombardo, poi Svoboda. Lombardo si allarga, riceve il pallone, Salvatori si propone, ancora Lombardo per Svoboda, fa sparire il pallone, lo fa ricomparire a Salvatori, che veramente non sembra proprio in giornata. Il pallone gli sfugge ancora. Myers a 6:45, 30-26, punteggio che non si schioda, è pronto a rientrare Bagnoli. Al tiro, e c'è il secondo fallo anche di Giammò. La percussione di Lilliu. E 4 decimi del roster scaurese e a 2 falli. Esce Salvatori, entra Bagnoli. Lilliu in lunetta. Lilliu si concentra, parte con il tiro, la palla entra. 30-27. La chance ora per andare a meno 2. Solo Ferro, e allora Scauri tiene la tripla di vantaggio. Potremmo dire minimo vantaggio per Scauri. In questo caso, dopo aver raggiunto il massimo a più 12. Fondi sta ritornando lentamente, ma al momento sembra inesorabilmente. Myers porta palla, poi frena, perde il pallone un po' ingenuamente. Lombardo, Ricciotti, c'è Giammò, Bagnoli prova ad attaccare il canestro, non trova la soluzione giusta. Qui Lombardo a difendere. Bagnoli fa suo il pallone, in diagonale Lombardo, poi Giammò, punta Lilliu, Ricciotti. Bagnoli si prende il tiro non disturbato, però la palla non entra. Cappiello chiama lo schema, arriva Biordi in suo aiuto, proprio il numero 14 che commette sfondo su Lombardo. Secondo fallo per Biordi. È pronto ad entrare in campo il numero 20, il capitano della squadra ospite Orlando Di Marzo. Fuori proprio Biordi. :22 sul cronometro, fasi molto spezzettate, il cronometro si scarica molto lentamente. 30-27 il punteggio, come potete vedere dal tabellone del palazzetto. Gli sconvolti cercano di farsi sentire per caricare i propri beniamini, che al momento nel parziale sono sotto praticamente 4 punti fatti da Scauri in quasi 4 minuti, e Fondi ne ha fatti 8. 8-4 per Fondi nel secondo quarto praticamente. Lombardo per Svoboda. Ricciotti si propone, Giammò il tiro da 3, la palla che entra. È un urlo di liberazione questo del palazzetto, e di Salvatori in primis, che si alza dalla panchina, scatta. E ora Cappiello per Lilliu, prova ad andare il pallone e il canestro, molto bello qui. Giammò
per Lombardo. Svoboda, ancora Ricciotti, stesso taglio di Giammò. Bagnoli si prende il tiro, stavolta lo mette dentro. 35-29, con 5 punti in pochi secondi Scauri rimette distanza fra sé e gli avversari. Ora la chiusura regolare di Lombardo e poi c'è anche il tocco da parte di Pietro Santo, che non è convinto, ma viene segnalato il pallone scaurese. 5 minuti, giro di boa in questo momento del secondo parziale, 35-29 per Scauri. Giammò ferma una cannonata più che un suggerimento, numero 55 prova ad andare, trova la deviazione e ha 9 secondi Scauri per andare al canestro, con Pietro Santo che viene richiamato in panca e rientra Di Marzo, anzi scusate, si tratta di Luzza col numero 23. Svoboda subisce fallo da Cappiello, secondo fallo anche per lui. ...4:49... con il tiro libero per Ariel Svoboda, il classe 85, uno dei classi 85, coetaneo di Ricciotti, più giovane di un mese, mette il primo canestro Svoboda, mette anche il secondo, 37-29... Lilliu fermato da Giammò che commette il suo terzo fallo e sono 3 falli per Giammò. Chiede spiegazioni, ma probabilmente il contrasto è stato irregolare. Pronto a rientrare in campo Martino. Giammò che va ad accomodarsi in panca. ...21 secondi per Quasi di Cufra per andare al tiro, ma Ayers non se la sente di mettere la tripla di prima intenzione. Qui era una occasione ghiottissima. Ora il taglio con Martino sotto canestro, fallo, fallo numero 3 di Cappiello, che in pochi secondi sale a quota 3 falli personali. E c'è il time out chiamato dalla panchina ospite. Rientrerà in campo Pietro Santo, a quanto sembra. Un Fondi che sta vedendo Scauri fuggire via dopo che era arrivato anche a meno 3. Ora lo score parla di 11 punti in questo parziale per Scauri e 10 per Fondi. Dunque Scauri è passato al comando anche per quanto riguarda il parziale attuale, 37-29 il computo totale, 4:32 il cronometro dei secondi che mancano, dei minuti che mancano alla pausa lunga. Il timeout finisce qui e si riprenderà con il tiro libero ed un Fondi che è arrivato a 4 falli di squadra e dunque è ad un passo dal bonus veramente. Martino pronto a tentare di insaccare questi 2 palloni dentro, intanto rientra Di Manno al posto di Cappiello. Dunque non Pietro Santo. Martino mette il primo, 38-29, ora può siglare il nuovo più 10 scaurese. La seconda palla non entra, ma Bagnoli fa suo il rimbalzo, poi prova a mettere il pallone e c'è il fallo di Marzo. Primo fallo. E va al bonus Fondi.
Ora scaurica l'inerzia del gioco a tempo fermo, così come era accaduto nel primo quarto per l'Oasi di Cufra. E Bagnoli che si concentra, lascia partire il pallone del 39-29. Per toccare quota 40 questo pallone si materializza, 40-29. Svoboda prova a pressare un po' alto Lilliu. Il numero 12 prova ad andare, c'è Myers, il suggerimento però per il numero 10 è troppo fuori misura. Ed è effettivamente fuori misura. Svoboda in posizione di costruzione dell'azione. Si propone Ricciotti, si deve girare, suggerisce bene per Bagnoli. L'ultimo tocco non è di Bagnoli bensì di Di Marzo, a giudizio dell'arbitro che segnala il possesso per i padroni di casa. Con 13 secondi per andare al tiro si libera Svoboda, suggerisce per Lombardo, ancora il numero 7, 7 secondi, Bagnoli per Martino, senza fallo il contrasto. Lilliu fermato, scarica fuori, solo Ferro. Bagnoli, è una ripartenza in campo aperto quella di Scauri, che riesce a tenere il pallone in campo con Lombardo. Qui fuori misura il suggerimento in profondità, sarebbe stato 2 contro 0 di Bagnoli, che non è propriamente un costruttore d'azione, si è visto. Prova ad andare Svoboda, 42-29. Fondi che si trova sotto di 13, risale a meno 10 con questa tripla. Ricciotti predica calma e preferisce ragionare. Serve solo ora Martino. Ancora per Ricciotti, che evita due avversari, va sotto canestro, la palla è Fondana, scusate, ma Fondi sbaglia ad uscire. Bagnoli va dentro a canestro, 44-32. Si prova a innescare di nuovo Lilliu. Lilliu contro lo Scauri, non mette il canestro per pochissimo. Un'azione solitaria bellissima. Taglia il campo Ricciotti, suggerimento per Svoboda, la tripla! E Svoboda segna il più 15. Scauri inizia a decollare, almeno questa è la sensazione. Doppio cambio in cantiere per il coach ospite. 2-14 Ricciotti, 47-32, taglia Martino, suggerimento di Bagnoli, Martino si prende lo spazio, fallo e canestro, 2 punti e possibilità di salire a 50. Il doppio cambio, fuori Myers e Di Manno, dentro di nuovo Biordi e Lilliu. Fallo dovrebbe essere stato di Di Marzo. Martino mette il tiro supplementare, 50-32, più 18. Ora Fondi deve assolutamente ridurre il gap, perché si sta facendo pesante la situazione. 50-32 e mancano 2 minuti e un secondo alla fine di questo secondo quarto. Suggerimento per Lilliu, va ancora una volta da solo, il no look solo deviato da Svoboda, poi palla che arriva ancora a Lilliu, tentativo da 3, la spizzata di Scauri che riesce ad uscire da una situazione complicata. Lombardo si deve predisporre bene. Scauri che ora con Lombardo va una tripla centralissima, liberissima e perfetta, 53-32. Scauri torna a ruggire, ora Lilliu scivola
Il pallone controllato ancora da Biordi, la parabola lenta per andare a mettere questi due punti. Bagnoli per Lombardo sotto canestro, allunga il braccio e segna il 55-34 più 21. Se pensiamo che a inizio quarto, a 6 minuti, si era sul più 3 per Scauri, che ora riparte con Martino che si frena un po'. Ricciotti, non serve Svoboda, ma serve Bagnoli. Poi il gioco fermo e canestro che viene probabilmente convalidato. 57-34. Bagnoli va in panca intanto. 35 secondi e 6. Canestro che dunque è stato convalidato a Bagnoli. È arrivata la stoppata quando la parabola era già discendente. E dunque Fondi deve andare. Poi sfondo ora da parte di Pietro Santo. Si accendono gli animi. Si accendono gli animi. Pietro Santo alla seconda infrazione. Tiri liberi per Scauri. Ma quando mancano 26 secondi e 2 decimi. Gli arbitri vanno a parlare con la panchina fondana. Anzi, non saranno tiri liberi, ma comunque sarà possesso per Scauri con Ricciotti. Lilliu lo marca, Ricciotti riesce a superare la metà campo. Un secondo di margine tra i due cronometri. Quello di Scauri tiene ancora a 5 secondi il cronometro generale. Il gioco che si ferma a 4 secondi e 2 decimi, 59-34. Canestro più fallo antisportivo. Probabilmente è stato segnalato un tecnico. Fatto sta che il tiro libero è di Svoboda e si arriva a 60-34. Ricciotti si propone in profondità, cannonata per Salvadori. Ricciotti, il pallone che non entra, sarebbe stata un'azione pazzesca. 60-34 a metà partita. Fondi tramortito, Scauri che vola. Terzo quarto alle porte, 60-34, poco più di 10 secondi alla sirena che darà il via alle ostilità con Lilliu in posizione di battuta per l'Oasi di Cufra Fondi, chiamata a rimontare, ma una situazione veramente, veramente complicata. 60-34, nella seconda parte di secondo parziale lo Scauri ha scavato un solco incredibile. 26 punti di vantaggio, 9 triple. Portapalla Pietro Santo, tenta il tiro, la palla esce. Qui sfortunata Fondi. Lo Scauri che ha questi due quarti da giocare per andare a quota 10, arrivare a quota 10 alla sfida con la Luis, che al momento è a pari quota a quota 8. Ora si gira Lombardo, il tiro fermato dal ferro. Lilliu prova ad andare, sterza, riesce a servire alla grande Pietro Santo che incrocia bene e si porta a casa due punti. Svoboda per Martino. Si
Si deve girare Salvadori, ancora un pallone fermato dal ferro. Pietro Santo per Lilliu che se ne va, Lombardo vola ma non c'è nulla e la palla entra. 4-0 in questo parziale per Fondi, si porta sul 38-60. Martino, Svoboda, accorre Salvadori a aiutare con un blocco che però non è efficacissimo in questo caso, poi Martino deve ripiegare su Svoboda, il no look per lo stesso Martino, la palla scaricata dall'impatto col ferro. Lilliu, prova a servire un compagno, la palla arriva alla fine a Biordi, riparte Ricciotti che manda a canestro Salvadori, fermato dal taglio provvidenziale, dalla stoppata del numero 23, poi fallo da parte di Martino, dovrebbe essere il terzo fallo per Diego Martino. Tre falli per lui, time out, 60-38 a 7-40, il Fondi ha recuperato 4 punti, certo 22 lunghezze sono ancora tante, Escauri non ha ancora segnato in questi 2 minuti e 20 secondi. Fondi che nel prossimo turno andrà a ospitare la Stella Azzurra Roma, invece Stella Azzurra Roma che staziona quota 6 appena avanti i fondani e dunque anche questo è uno scontro diretto da disputarsi il prossimo 12 dicembre. Si torna in campo 60-38. Saranno tiri liberi per Fondi, con Cappiello che aveva subito il fallo. Tiro libero di Cappiello a segno, 60-39. Sabatino osserva i suoi recuperare questo pallone conquistando un rimbalzo, poi di rapidità se ne va Ricciotti, scarica su Svoboda che si coordina non al meglio evidentemente per la tripla che sbatte sul ferro e torna indietro. Lilliu, la tripla invece la mette alla perfezione, 60-42, 8-0 Fondi in questo terzo parziale. Scauri sta giocando con il bonus che si è creato per aspettare il momento propizio per mettere altri punti in cascina, i punti che stavolta non entrano, e poi la contesa con Salvadori che va a conquistarsi il pallone. 13 secondi per andare al tiro per Scauri, mentre Bagnoli è pronto a rientrare in campo, ricordiamo Bagnoli gravato a 2 falli. Svoboda, c'è Martino in posizione centrale, Svoboda serve Ricciotti, la palla è ancora scaurese, c'è stata una deviazione, viene richiamato proprio Diego Martino, rientra Bagnoli, applausi degli sconvolti. A 6:49 la palla viene affidata a Dante Ricciotti, poi Lombardo, Salvadori si deve girare e mette sul ferro la palla, poi gestita a 4 giocatori del Fondi. Lilliu prova da solo, si tocca la palla, qui si è voluto incuneare ma non c'era lo spazio per controllare questo pallone. Per
Ricciotti per Salvadori, poi Svoboda sotto canestro, Bagnoli, viene levato il pallone ancora una volta e viene convalidato il canestro. 62-42, proteste dei giocatori fondani con la palla che a loro dire non era destinata ad entrare, e dunque sarebbe stato ancora valido questo pallone intercettato. Fatto sta che è di nuovo più 20, 62-42. Fondi va al tiro, rimbalzo Scaurese, Scauri può ripartire con Ricciotti che arriva dentro la campana avversaria. Salvadori non tenta da tre, ancora Ricciotti va da solo sotto canestro, elude gli avversari, poi il rimbalzo lo perde Lombardo. Fallo di nessuno, non c'è fallo di Salvadori, praticamente si è scansato per far andare Luzza che è andato a terra, e dunque rimessa per i padroni di casa. 5.54 sul cronometro inquadrato in questo momento da Giuseppe Capuano. Dante Ricciotti, Salvadori per Svoboda, ancora Lombardo, trova Salvadori, Svoboda, di nuovo Salvadori, può tentare da tre, la palla entra. 65-42, vengono segnati tre punti sul tabellone per sbaglio a Fondi anziché a Scauri, e il pubblico se ne accorge immediatamente. La tripla di Fondi viene comunque realizzata, poi 65-45. Allerta sempre i tifosi quando si tratta di punti, e fallo di Biordi al terzo fallo personale. Viene richiamato in panca Luzza. 14 secondi per Scauri per andare al tiro. Ricciotti trova Bagnoli. Bagnoli chiuso, troppo in controtempo, preso Lombardo. Riparte Lilliu che viene fermato irregolarmente. Salvadori va alla seconda. Secondo intervento irregolare personale. 4.53, abbiamo superato anche la metà del terzo parziale. 65-45. Ed è terzo fallo per Salvadori. Lilliu mette il 46esimo punto per i suoi. Lilliu, classe 82. Il pallone non entra, poi la carambola è molto molto sfortunata. 65-48. Dicevamo, Lilliu non è il più anziano dei suoi, è uno dei due 82 presenti nel roster. Il più anziano è Pietro Santo, che è dell'81. Fatto sta che Scauri attacca con Ricciotti, poi Bagnoli non trova il pallone. Lilliu preso in controtempo, riesce a tenere la palla a spicchi dentro. Il tiro a tre di Fondi qui senza pressione. 65-51. Svoboda per Salvadori, poi Lombardo, Ricciotti, ancora Svoboda che pensava di girarsi e battere a canestro ma si è trovato chiuso. Ora Salvadori può caricare la tripla e salgono a 68 gli scaurisi. Più 16, 68-51. Praticamente 17 punti per Fondi, 8 per Scauri. Sbaglia il tripla Fondi. Ricciotti ancora per Lombardo, e la palla che non entra. Urlo strozzato in gola, lui è a tutto al palazzetto praticamente. Lilliu, serve Pietro Santo che trova il numero 12, si gira alla grande, mette altri due punti, trascinato da Lilliu.
Il Fondi sta segnando il massimo sforzo possibile per tornare sotto, ed è sotto di 15 ora. Bagnoli prende il pallone e lo mette dentro. Tocca quota 70 Scauri. Bagnoli qui con affanno, ma è riuscito a mettere due punti importantissimi. Fermato da Lombardo, il giocatore fondano, e Lombardo è al terzo fallo, pronto Giammò a rientrare in campo per Ricciotti. Palletta numero 3 che si alza per Lombardo, mentre Ricciotti si prende il 5 dalla propria panchina e poi si siede ad osservare i suoi disputare questo ultimo 2 minuti e 47 secondi del terzo parziale. Liliu punta Svoboda, poi il tiro di Cappiello che non parte. Biordi fermato irregolarmente da Bagnoli. Il numero 14 va dunque in lunetta con Scauri prossimo al bonus. Si alza la paletta scaurese. Primo tiro non realizzato da Biordi, che mette però il secondo, 70-54. Giammò marcato da Myers, che prova a non farlo andare. Giammò riesce a servire Lombardo, poi Svoboda si libera bene dell'avversario, scarica per Giammò, il 55, serve Salvadori, palla che scorre rapida, il tap-in di Bagnoli a segnare altri due punti e puntellare il vantaggio, che ora è di 18 lunghezze. Si scorda quasi il pallone Cappiello, il tiro da 3 non va. Giammò non vede Salvadori, avrebbe potuto alzare la testa, lo serve in questo momento. Lombardo chiama di nuovo Giammò, c'è Salvadori che si ributta dentro. Giammò prova ad andare, scarica per Svoboda e c'è Passi, azione invalidata. 72-54, a 1:44 dalla fine del terzo parziale. Viene asciugato il parquet, gioco dunque momentaneamente fermo, e uno Scauri che si è un po' ripreso, ha messo 12 punti a fronte dei 20 degli avversari. Sabatino parla con i suoi, poi osserva la situazione. Liliu è pronto a servire Myers per rimettere in gioco questo pallone. Myers scambia di nuovo col suo numero 12, la cannonata viene controllata da Liliu, poi prova a disorientare Svoboda, si prende il tiro Liliu, mette altri due punti. Svoboda per Salvadori, poi Lombardo si butta dentro il numero 7, Giammò contro Myers, trova Svoboda, si gira, mette in sospensione questi due punti del 74-56. Risponde colpo su colpo Scauri, un minuto in questo momento, ultimi secondi che scaricano il terzo cronometro di questa partita. Liliu prova ad andare e poi c'è il fallo di Svoboda, dovrebbe essere alla prima infrazione personale, così è Ariel Svoboda, mentre si asciuga il sudore ancora una volta Bagnoli, come sempre lavoro di gran sacrificio per lui. Liberi con Liliu che mette il primo,
a 17 il gap, 51 secondi tondi tondi sul tabellone quando viene segnato il 74-58. Svoboda, versione playmaker, poi lascia l'incombenza Giammò. Lombardo per Bagnoli che si gira bene, subisce fallo, mette due punti. Fallo da parte del giocatore Fondano che manda in lunetta Bagnoli. Completa il gioco a 3, 77-58. Cappiello per Biordi. Bagnoli si mette di traverso, quarto fallo per lui. Quarto fallo per Bagnoli, che dunque viene richiamato dentro di nuovo Manzi. Biordi in lunetta, sbaglia il primo, 29 secondi e 9, quindi più di un possesso ancora a disposizione delle squadre in questo terzo parziale sul 77-59. Giammò supera la metà campo a scatti per disorientare Myers, riesce a trovare Svoboda. Salvatori cambia lato, si trova praticamente addosso il pallone Lombardo, probabilmente non era per lui a giudicare dalla forza con cui è stato scagliato, era un cambio di lato bello e buono. Fatto sta che Lilliu ora se ne va con uno slalom speciale e mette gli ultimi punti di questo terzo parziale, 77-61. Fondi reagisce ma ne ha ancora 16 da rimontare. Ultimi 10 minuti di ostilità, almeno per i tempi regolamentari, perché Fondi ha reagito, ha recuperato 10 punti in un quarto, nel terzo, e ora ne ha ancora 16 potenzialmente da rimontare. Scauri ha una bella eredità, un bel vantaggio, ma non deve fare l'errore di adagiarsi. Primo possesso con Joel Myers che tiene palla, poi serve per il lungo linea di Cappiello, va Pietro Santo da solo e qui Fondi si trova un'autostrada davanti. Scauri si è fatto tagliare abbastanza ingenuamente, ora Martino ha una buona chance, non si fida del tiro da tre, era posizionato male con i piedi a quanto pare. Giammò preferisce andare da solo, poi dà la palla a Salvatori, la tripla provata da Svoboda non entra, anticipato da Giammò Fondi ed è un 2 contro 1 con Martino che mette i due punti più semplici. Lilliu contro Svoboda, si ripete questo contrasto e poi fallo di Martino, fallo numero 4 anche per Diego Martino. Devono stare molto attenti. 9-0-2 la situazione di cronometro, 4 falli per Martino e Bagnoli, 3 falli per Lombardo, Salvatori e Giammò. Dall'altra parte a 3 falli sono Cappiello e Biordi, per il resto tutti sotto la soglia dei 3. Tanto prende un colpo Svoboda, non se ne avvedono gli arbitri, la tripla di Fondi comunque non va. Giammò, serve Lombardo che riesce a inchiodarsi al parquet e tenere in gioco questo pallone. Palla volante per Salvatori, Svoboda, Svoboda per Salvatori, grande giocata, 81-63. Scauri sembra essere entrata con un piglio diverso rispetto al quarto precedente. Passi
Fondi si ferma sui passi a 8:23 e c'è time out più 18 per uno Scauri che deve ora incrementare possibilmente, se all'intervallo la proiezione era di 120 punti con i 60 tondi tondi messi a segno nei primi due parziali, complessivamente ora la media con i 17 si è leggermente abbassata, con i 17 del terzo quarto. Dall'altra parte exploit del Fondi, 19 punti nel primo, 15 nel secondo, 27 nel terzo, e sono quei 27 che fanno sperare in qualcosa, anche se il parziale attuale dice 4-2 per Scauri. E gli sconvolti non smettono di cantare. Giammò, marcato da Myers ancora una volta, Lombardo, poi Svoboda, Martino, Giammò. Si sbraccia Svoboda, Giammò subisce fallo da parte di Lilliu che sale, anzi non è Lilliu, si tratta di il numero 6, Pietro Santo, che va a 4 falli. Svoboda, il tiro da 3 di Giammò è una parabola perfetta, 84-63. Scauri a meno 16 alla tripla cifra, vediamo se riuscirà a raggiungerla. Questo più 21 sembra alquanto rassicurante, mentre diventa più 19 perché i due punti di Fondi entrano. Martino, Svoboda, si propone Giammò che viene servito con un secondo di ritardo, poi Lombardo prova ad andare sotto canestro, azione personale, altri due punti. 7:15, il cronometro ha detto che già un quarto di quest'ultimo parziale se n'è andato. Ora Myers si prende il tiro ma non va. Giammò prova ad andare da solo, la palla danza sul ferro, grande giocata anche qui di Joshua Giammò, ha dimostrato sicuramente personalità. Ora prova ad andare da solo Cappiello per Pietro Santo, due punti in combinazione, 86-67. Martino deve trovare qualcuno, trova ancora Giammò, sempre vicino a lui. Svoboda, 8 secondi per andare al tiro, Svoboda va da solo, poi serve Salvadori. 88. Questo derby sembra aver preso una piega ben definita. Mancano 6 minuti. Ora Giammò per Lombardo che non tira, la ridà a Giammò. Salvadori si preferisce far girare palla. Lombardo sotto canestro, fallo da parte di Biordi. E cambio con Ricciotti che torna in campo, Biordi che va fuori. Quinto fallo per lui. E dunque finisce qui la gara di uno dei giocatori cardine di questo Fondi. Ricciotti rientra per Martino. E Lombardo va in lunetta, sbaglia il primo. È rientrato intanto Luzza con Lombardo che non mette neanche il secondo. Poi fallo di Salvadori, quarto fallo anche per lui. Spagnoli pronto a rientrare
anzi terzo fallo per Salvadori. Sta che Fondi a 17 secondi per andare al tiro, 5.47 dice il cronometro. Il tentativo di Luzza, bella la tripla qui che trova il canestro. Ora cercherà l'anello anche Scauri con il pallone profondo per Bagnoli che scarica fuori. Giammò punta l'avversario, ne punta due, scarica per Ricciotti, palla telecomandata, 90-70, punteggio netto. Prova ad andare da solo, Luzza, e riesce nella azione personale, 5 punti consecutivi per Luzza per quanto riguarda l'Oasi di Cufra. Salvadori per Giammò, Svoboda, Bagnoli, c'è libero Salvadori che poi scarica per dentro per Ricciotti, ancora Salvadori, il tentativo a tre sputato fuori, poi la contesa, anzi il fallo di Ricciotti, secondo fallo per Dante Ricciotti, 90-72 più 18. Scauri che ha incrementato di 2 il bottino di vantaggio rispetto all'ultima pausa. Myers prova ad andare, non entra il pallone. Ricciotti riesce a tenere il pallone, a rimanere in campo, va da solo, scarica per Salvadori e la palla entra. Altruista Ricciotti qui, poteva concludere l'azione da solo, ha visto Salvadori a fianco a sé, ha preferito trovarlo. Ora colpo un po' scordinato di Pietrosanto che non trova il canestro. La ripartenza fulminea di Scauri con Svoboda trovato in profondità e c'è time out a 4.13, 9.2, 7.2, questo è il punteggio dopo metà del quarto parziale. Il coach Macaro si fa sentire nella panchina Fondana, dall'altra parte la vedete inquadrata in questo momento tutta la squadra scaurese intorno a coach Sabatino. Salvadori si disseta, si riprenderà con il pallone scaurese nei pressi del canestro avversario. Il lancio profondo per Svoboda era stato toccato per impedire il concretizzarsi di questo contropiede fulmineo e panoramico con questo lancio da canestro a canestro. 21 secondi per andare a trovare altri punti. Bagnoli circondato, deve andare da solo e trova il canestro, senso della posizione, senso del canestro. Simone Bagnoli qui e ti mostra tutte le sue qualità. Ora Salvadori tiene regolarmente l'avversario. Riparte Scauri con Svoboda e Ricciotti che aspettano gli altri. Bagnoli non tira. Giammò, Svoboda di prima intenzione, altri due punti, 96-72. Quota 100 è veramente ad un passo. Vediamo se Scauri avrà voglia di raggiungerla. Ora Salvadori fa ripartire ancora il contropiede. Giammò regolarmente contrastato, cade a terra, ma Myers fa ripartire i suoi. Ora il tiro, poi Myers non riesce a mettere due punti relativamente facili. Salvadori per Ricciotti. Giammò disorienta Myers, poi punta il canestro, non va. Ultimi tre minuti che sono iniziati a scorrere, 2.40. Lilliu scarica fuori per Myers.
Ancora Lilliu. Si prende il tiro da tre solo il ferro. Poi Luzza anticipato da Salvadori. Ricciotti riceve un pallone troppo lungo per essere valido e restare in campo. Cambio con Giammò che esce per Lombardo. Fondi riparte, Scauri non se ne accorge qui. Magnoli per Ricciotti che elude la difesa e poi va a 98, potenzialmente 99 con Lombardo. Scauri, fallo da parte di Lilliu. E time out qui a 2.12. Lombardo può mettere il gioco da 3 e mandare a 99 i suoi, con Scauri che ora cerca solo di aggiornare il proprio tabellino e magari raggiungere questa fatidica quota 100. Ultimi secondi di gara. Fondi non appare in condizione di rimontare, anche perché c'è un abisso da rimontare. I secondi sono praticamente pochi, ci sono pochissimi possessi a disposizione e lo scarto è di 26 punti, potenzialmente 9 triple se Lombardo segnerà questo tiro supplementare. Si riparte con gli sconvolti che continuano a cantare. Il tiro libero non va, Bagnoli non riesce nel tapin che avrebbe alzato l'asticella a 100 del punteggio. Fondi con Cappiello, Pietro Santo commette sfondo ed è quinto fallo anche per Pietro Santo che va in panchina. Entra il numero 16 Vincenzo Mattei. Fuori tra gli applausi Lombardo, esordisce in partita Cristian Varga con il numero 17, Mattei classe 98, Varga classe 99. E ad 1.56 Scauri ha un altro possesso. Cambio anche fuori Myers, Joel Myers, dentro Andrea Testa. Lui un classe 97 e dunque utilizzano tutti gli effettivi tranne Scampone praticamente per Scauri. I due coach. Bagnoli cambia lato, fallo di Luzza che manda il lunetto a Bagnoli. E si prepara ad entrare in campo con il numero 9, anche Scampone che era segnalato con il numero 10 in distinta, evidentemente un errore. Comunque 99-72, primo tiro libero realizzato da Bagnoli. E ora non si aspetta altro che il pallone numero 100, tripla cifra, ed è festa Scauri. Altra tripla cifra per Scauri che sale a quota 10 punti e sfiora i 30 di vantaggio, è a 28. Vediamo se riuscirà a fare 30 di vantaggio. Fondi prova l'assalto in qualche modo, un po' alla cieca con Luzza. Fallo di Bagnoli che dovrebbe andare in panca e infatti così è. Simone Bagnoli esce, applausi per lui. 5 falli, ma tanta sostanza
come sempre in lunetta Luzza, che dalla linea della carità cercherà di limitare il passivo e aumentare il proprio referto personale. Il primo non va. Tre giocatori gravati da 5 falli e dunque usciti anzitempo da questa gara, da questo derby che De Scauri si aggiudica senza troppi complimenti. Liliu ci prova fino all'ultimo, solo Ferro, ancora un rimbalzo Fondano con Liliu e Scampone e chiede scusa, commette fallo il numero 9. Liliu in lunetta, sbaglia anche lui. Cerca fino alla fine di mettere punti, ma proprio non riesce. Fondi, palla che diventa Scaurese. 1:19 il cronometro, va via di qualche altro secondo. Con Martino per Ricciotti. Scampone marcato dall'altro numero 9 Testa. Martino, lo stesso Martino per Salvadori, va a canestro Varga. 2 punti per il numero 17, 102-72, 56 secondi sul cronometro. Ora la chance è per Testa, che mette 2 punti anche lui. Ricciotti per Scampone, che prova ad aggiungersi alla festa, non riesce. A buon tentativo in questo caso. Ricciotti prova il taglio, pallone però passa Fondi, lo perde e allora Martino va da solo a canestro. Fallo di Luzza che lo ferma. Dovrebbero essere 4 falli per lui. Pronto a rientrare in campo per questi ultimi secondi Manzi, fuori Salvadori, passerella anche per lui a 30 secondi e 5 decimi. Fuori anche Liliu. Torna in campo Di Manno. Insomma, tutti e 20 i giocatori sono entrati sul parquet. Con Martino prontissimo a dare il suo ulteriore contributo per rivedere al rialzo questo punteggio odierno che corona una prestazione per tre quarti decisa e coriacea di Scauri. Sbaglia il primo, prova il secondo, anche questo non va. Poi Manzi e lo Scauri prova con Varga, alla fine la palla è di Fondi che avrà gli ultimi secondi, 23 secondi e 2. Palla per Cappiello, 17 secondi, Cappiello prova ad andare, fallo di Manzi, secondo fallo per lui. Cappiello mette il 75esimo punto per i suoi. Osi di Cufra che sale a 76. E ora l'ultimo possesso è Scaurese, vediamo se affonderà il colpo oppure proverà a tenere il pallone. Ricciotti per Martino, 5 secondi alla fine, prova la tripla, Diego Martino corona così con questa tripla il 105-76 finale. Scauri domina il derby. Osi di Cufra che esce a testa alta provandoci ma non riesce ad evitare un passivo comunque pesante. Festa al Pallaborrelli, a me non resta che ringraziare mentre le squadre si salutano.
Giuseppe Capuano che ha curato le riprese, ringraziare tutti voi che ci avete seguito e dare la linea al parquet per le interviste con i protagonisti.